di farvi una specie di tutorial di come ho fatto la manica, questa qua. Visto che, come ve l'ho spiegato l'altra volta, non sono stata chiarissima, voglio provare a rispiegarvelo meglio, però ricominciando proprio da capo, così vi faccio vedere proprio bene come l'ho fatta. Allora, io per fare questa manica mi sono ispirata alla tecnica dei giri accorciati, che è una tecnica che io non conosco particolarmente, ho guardato qualche video, ma non è che mi sono mai messa lì ad approfondire, perché c'è da fare molti calcoli, cioè molti calcoli, dei calcoli che per me sono abbastanza complicati e quindi l'ho sempre abbastanza ignorata. Però quando ho dovuto fare questa manica mi sono ingegnata per trovare una soluzione per fare il polsino così stretto e ho provato questa tecnica che non ho guardato un tutorial. Di solito mi chiedete, hai un tutorial? Però davvero io non seguo i tutorial, non sono capace a seguire i tutorial. Quindi quando ho fatto questa manica mi sono semplicemente ingegnata e ci sono arrivata da sola a farla così. Però la tecnica dovrebbe essere simile a quella dei giri accorciati. Quindi se vi interessa potete cercare su YouTube giri accorciati, uncinetto. Due canali che ne parlano sono Urban Crochet, vi scrivo poi così almeno avete come si scrive, e Ideamente. Allora, Urban Crochet non fa tutorial, a parte qualcosina, però fa vedere i suoi lavori e fa delle cose molto carine e vale la pena vederli. E Ideamente si fa dei tutorial, sono cose bellissime, per me irraggiungibili, perché trovo questa tecnica veramente difficile. Non so perché, ma la trovo veramente difficile. E quindi niente, non mi sono mai messa lì ad approfondire. Ho solo guardato qualche video, ma poco, niente. Ecco, però questo metodo che ho usato io è abbastanza semplice. Niente di che, non bisogna fare calcoli, niente. Quindi adesso vi faccio vedere. Allora, prima di tutto in realtà vi chiedo scusa per le mie unghie, perché adesso si vedranno e non posso evitare, non posso evitarlo. E sono veramente in uno stato pietoso, ma non so più cosa fare, mi si stanno distruggendo. Metto lo smalto, si toglie tutta l'unghia, quindi non lo so, non lo so. Vabbè. Mi dispiace, spero non vi dia troppo fastidio, so che c'è a chi dà fastidio. E ok, allora partiamo dall'inizio. Adesso giro la videocamera tranquilla. Proprio inizio, inizio, la scelta dell'uncinetto. Piccola premessa, questo video non è se state imparando, è se state imparando, io non sono la persona adatta. Per chi già ha un pochino di pratica, eh. Allora, come scegliere l'uncinetto adatto? Allora, io faccio così, ne prendo uno, facciamo finta che adesso prendo questo. Faccio il mio nodino, che dopo vi faccio vedere come lo faccio, tranquille. E semplicemente, una volta fatto il nodo, faccio delle catenelle. Guardo come sono, prendo l'altro uncinetto, faccio delle catenelle anche con l'altro uncinetto. Guardo e quelle che mi piacciono di più, che non mi sembrano troppo larghe, troppo strette, quello che vedo che è più agevole, più adatto al filo, lo uso. Se non sono convinta solo con le catenelle, provo a fare i punti che andrò ad usare nel lavoro che sto facendo. Se userò maglie basse, proverò con le maglie basse. Se userò maglie alte, proverò con le maglie alte. Ora io per questo ho provato questi due uncinetti che vi ho fatto vedere, perché effettivamente sono quelli due tra cui non ero convinta. Alla fine ho scelto questo, perché con quello mi veniva troppo morbido e a me non piace estremamente morbido. Poi dipende cosa devo fare, però in questo caso volevo un cardigan che stesse un pochino su e neanche troppo traforato, perché calcolate, se usate un uncinetto troppo grande viene troppo traforato e se è per l'inverno magari entra troppa aria. Ok, adesso giro la videocamera così vi faccio vedere. Ok, allora, uncinetto, faccio vedere come faccio il nodino iniziale. Lo giro così, se
semplicemente così, e poi me lo faccio passare così all'interno, come se dovessi fare un nodo normale, però non lo faccio passare tutto. Una volta che sono così, infilo l'uncinetto e tiro. Ok, ora io vi faccio un campione perché se devo fare la manica grande uguale ci metto tantissimo. Ovviamente voi il numero di catenelle lo decidete in base alla lunghezza del vostro lavoro. Io calcolo adesso 5 catenelle per il polsino e 10 per la manica, quindi saranno 15 catenelle più una per voltare, 16. Ok, qua ho le mie 16 catenelle. Ora, io per questo, per come l'ho fatta io, non sono partita dalle catenelle del polsino, scusatemi, dai punti del polsino, ma da quelli del resto della manica. Quindi le 5 catenelle del polsino sono queste, quelle dove c'è il filo iniziale. Quindi io adesso, io ho scelto di usare il punto brioche per la manica e la maglia bassissima per il polsino. Adesso vi faccio vedere come si fanno. Il punto brioche si fa così: si prende il filo sull'uncinetto, poi si infila nella catenella, si riprende, vediamo, si tira fuori. Una volta tirato fuori, questo stesso filo, questa stessa asola che è venuta, si fa passare nelle due asoline. È un'operazione un po' complicata, però una volta che ci si prende la mano si riesce. Vi faccio rivedere. Prendo il filo, entro nella catenella, riprendo il filo, esco e adesso lo faccio passare nei due buchini, scusate, negli anelli. Altrimenti, se questo facendolo così viene troppo difficile, potete fare così. Stessa cosa, si prende il filo, si entra nella catenella, si riprende il filo, si tira fuori. Invece di far così, tirare un pochettino e fare così, si gira e si fa passare così, girandolo. Questa è una cosa che sta a voi, come vi trovate meglio. Io ho imparato a farlo così, che giro e mi viene molto meglio. Adesso mi faccio tutti i miei punti fino ad arrivare alle 5 catenelle, che sarebbero quelle del polsino. Ok, 5 catenelle. Allora, adesso sono così. Questa è la manica. Adesso voi vedete qua, vedete che è tutto storto. Non fateci caso perché questo filato è brutto. È spesso in alcuni punti, in altri è sottile, è proprio brutto. Non fateci caso, eh. Questa è la manica e queste catenelle sono quelle del polsino, che sono 5, mentre questi qua sono 10. Adesso io normalmente dovrei andare a proseguire qua, no? Invece no, io adesso le salto, faccio la catenella e giro e torno indietro, sempre con lo stesso punto. Mi allargo un po' e entro.
All'inizio sembra difficilissimo questo punto. Io ci ho messo un po' per riuscire a farlo bene, ma vi assicuro che a un certo punto vi verrà facilissimo. Con un po' di pratica. Ok, adesso semplicemente torno indietro e lo faccio di nuovo tutto fino alla fine. Ok, sono arrivata alla fine. Il lavoro che ho è questo. Qui ancora c'è la catenella vuota, mentre io già qua ho fatto due righe. Vedete che si comincia già a vedere qui, che è molto carino perché si formano queste V che sembra quasi lavoro ai ferri. Ora, una volta arrivata qua, come sempre, catenella, giro e faccio di nuovo. Sempre lo stesso punto. Mi raccomando, questo si chiama punto brioche. Se non vi è chiaro come l'ho spiegato io, ci sono una marea di tutorial su YouTube. Basta scrivere punto brioche, uncinetto e qualcosa si trova. Scusatemi se esco dall'inquadratura ogni tanto, ma non è facile per niente. Ok, allora sono all'ultimo punto, mi lavoro l'ultimo punto. Ok, arrivata qua, c'è ancora la catenella da fare. Io qua c'ho un bello scalino, cosa faccio? Faccio così. C'è questa asolina qua, che è la catenella con cui ho girato il lavoro. Faccio vedere con un uncinetto più piccolino. Questa. Questa solina qua. La riconoscete perché segue questa riga qua. Ok, poi io se dovesse entrare dentro qualche altro pezzettino, non è, io, a me non sembra una cosa gravissima. L'importante è prendere qualcosina qui, perché se io andassi a lavorare direttamente qua avrei un buco. Ok, ora io prendo questo, da così semplicemente entro dentro qua e comincio a lavorare le mie maglie bassissime. Così entro anche nella prima catenella. Prendo il filo e tiro totalmente fuori. A questo punto, io adesso non lo faccio, però vi consiglio di segnarvi con un marcapunti questo punto, che è la prima maglia bassissima, per evitare confusione, ok? Vedete che va a stringere. Adesso vi faccio vedere le altre maglie bassissime. La maglia bassissima è un punto semplicissimo da fare, bisogna solo fare attenzione a non tirare troppo il filo, bisogna restare abbastanza lente perché altrimenti diventa difficile poi nel giro successivo entrare dentro. Entro. Prendo il filo e lo tiro completamente fuori. Di nuovo, entro. Prendo il filo. E lo tiro fuori. Si può fare se non vi viene a tirarlo fuori entrambe le asole. Entra, si prende il filo e si fa uscire. Come vi viene meglio. Ok, questo è il primo giro completo di quello che sarebbe la manica. Vedete che qua è più largo. Qua c'è il polsino più stretto. Ora vi faccio vedere come tornare indietro. Catenella, giro, la tiro bene, la stringo bene così viene più definito il lavoro. E poi vado avanti a lavorarmi
maglie. Allora, la maglia bassissima, vedete che è un attimino complicata perché avrete la sensazione di dover prenderla qua, di doverla entrare qua dentro. Assolutamente no. Bisogna girare per bene al contrario, perché è sul davanti. Bisogna prenderla qua dentro. Vedete che non è semplicissimo. Si prende il filo e si tira fuori. Ed è. Sembra questa, ma no, è questa. Bisogna girarlo un pochettino al contrario, eh. Vedete, io adesso faccio un po' fatica perché il primo giro è normale, però poi pian piano verrà un pochino più liscio. Conto 1, 2, 3, 4, ne ho ancora una. Ok, le mie 5 maglie bassissime del polsino le ho fatte. E adesso che ho fatto le mie 5 maglie bassissime del polsino, ricomincio col punto brioche. Quindi vado avanti e poi torno indietro. Ok, sono arrivata al polsino. Qua adesso dovrei iniziare le mie maglie bassissime, ma no, non lo farò. Perché lo faccio solo un giro. Lo faccio a giri alterni. Quindi adesso io che faccio? Catenella, giro e ricomincio. Arrivo qua e torno indietro. Ok, sono quasi arrivata alla fine, c'ho gli ultimi due punti. Ok, qua sono allo stesso punto di prima. Devo prendermi la catenella. Vedete, qua c'è la riga e qua c'è la catenella. Poi se per sbaglio prendete un'altra cosa, non importa, eh. Non vi preoccupate se all'inizio fate qualche errore, ci sta. Lo prendo e poi entro nel primo punto. Prendo il filo e faccio la prima maglia bassissima. E adesso faccio le altre. Ok, adesso faccio la catenella. La tiro, la stringo, vedete che si stringe, così viene poi più definito il bordino. Giro e torno indietro, faccio le mie 5 maglie bassissime, mi raccomando, girate bene perché vanno prese qua. Metti a fuoco qua. Ok, vanno prese qui.
e si continua a lavorare. Questa è l'ultima, da qua inizio il punto brioche, vado, torno indietro, mi fermo, catenella, giro, torno indietro, torno qua e faccio questo lavoro qua di prendermi dentro e proseguire. E questo lo fate per tutta la larghezza che vi serve per avere la vostra manica. Il risultato è questo, che sembra quasi fatto ai ferri. Molto bello. Il polsino più stretto e la parte del braccio. Io spero di essere stata chiara il più possibile, perché comunque so di non essere capace a spiegare e quindi magari quello che dico non si capisce. Però se dovesse mettere in atto questa tecnica, vi assicuro che il risultato è veramente bello. Allora, adesso a me l'altra manica io ho fatto tipo tanto così. Non ho fatto tantissimo perché ho dimenticato in macchina lo zaino col lavoro e non avevo voglia di andarlo a prendere. E quindi sono 2 giorni che non faccio niente. Però poi comunque quando avrò finito il cardigan vi farò vedere il risultato e secondo me la manica è stupenda. Cioè anche mio marito è arrivato a dire è bellissima la manica per dirlo lui che mi dice sempre ma sì è strano. Vuol dire che è bella. E viene così. Faccio vedere un pochino meglio. Che vedete? Un giro continuo e uno si interrompe. Mi raccomando, punto brioche. Maglia bassissima. Poi questi 2 punti non vi piacciono? Potete fare maglia alta e maglia bassa e vi semplificate il lavoro. Però a me questi 2 punti piacciono un sacco, anche perché sembra fatto ai ferri, quindi ho scelto questi 2 punti, anche perché avevo detto che volevo replicare il cardigan di Primark e quello lì aveva questi punti qua. Ok, spero di esservi stata un po' più utile questa volta. Non lo so, fatemi sapere perché vediamo insieme, no? Ditemi voi se non sono stata chiara, in che cosa non sono stata chiara, che provo magari a rispiegarmi meglio. Considerate che non è facilissimo lavorare attraverso guardare attraverso lo schermo, quindi ci vuole un po' di pratica. Se lo provate, fatemi sapere, ditemi quello che ne pensate. Io adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!